due vittorie di grande importanza in 5 giorni semplicemente da incorniciare. Continua a brillare lo stemma della Fidelisandria Handball nel campionato di Serie B di pallamano maschile. Prosegue la rincorsa per la società del presidente Nunzio Colasuono al Noci, capolista a punteggio pieno del raggruppamento. Gli andriessi però sono in scia e potranno giocarsi le possibilità di promozione nello scontro diretto casalingo in programma il 20 aprile al Palasport di Corso Germania. Sabato scorso, nel primo di due impegni ravvicinati, la Fidelis si è aggiudicata con il punteggio di 25-21 l'attesa stracittadina contro una polisportiva gimnica sveva, coriacea e determinata. Pronostico della vigilia rispettato dopo una contesa rimasta sempre in bilico grazie ad un ottimo ultimo quarto di gara per la compagine allenata da Riccardo Colasuono. Mercoledì sera poi gli andriesi, sostenuti in trasferta da circa 100 tifosi, si sono concessi il best di prestigio andando ad espugnare l'ostico domicilio dell'Alta Mura con il punteggio di 23-22, una vittoria tanto striminzita quanto fondamentale per i giochi di vertice per continuare a cullare il sogno della storica promozione in Serie A2. La Fidelis ha perso una sola volta in questa stagione, all'andata proprio contro la prima del raggruppamento, una battuta d'arresto che gli andriesi proveranno a vendicare sportivamente nella gara di ritorno in programma davanti al proprio pubblico sabato 20 aprile. Prima però ci sarà da battere l'Atletico Lamezia. La squadra guidata da Riccardo Colasuono d'altronde non può permettersi passi falsi per poi giocarsi tutte le possibilità di promozione nella super sfida con il Noci, una sorta di finale con vista sulla Serie A2.